tante parole potrebbero mai esprimere ciò che in me. Non so pregare, ma sospiri ineffabili arrivano a te. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire è che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio, io ho bisogno. Ecclesiaste 1, verso 1. Parole dell'Ecclesiaste, figliuolo di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Possiamo sedere. Chi è l'Ecclesiaste? È una parola che significa predicatore. E Nuova Riveduta dice parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Il nostro soggetto che Dio mette davanti a noi è tutto è vanità, ovvero la necessità della liberazione dalla noia.
è uno dei problemi del secolo odierno. Cosa è la noia? È un senso o motivo di malessere interiore, connesso a una prolungata condizione di uniformità e monotonia. È per la noia che si rompono i matrimoni. La gente pensa che questo prolungato periodo di tempo abbia portato crisi nel matrimonio e credono che un nuovo matrimonio o relazione, coabitazione possa produrre qualcosa di buono. Naturalmente è un inganno, non dare retta al diavolo. La noia è la ripetitività e spesso la noia viene associata a qualcosa che ha a che fare col disgusto, l'impazienza, l'irritazione. Per esempio si parla della noia dell'attesa, le famose code che facciamo negli uffici pubblici o da certi medici con tanta clientela, pazienti. Il ripetere le cose fino alla noia fa innervosire la gente, i mariti, i figli. Venire a noia quando sei pedante, scocciante. Avere a noia quando tu a un certo momento non sopporti più qualcuno, oppure un viaggio lungo. Penso alla nostra pianura padana, ma anche alle pianure dell'Argentina, per chi ci va così lontano. Cammini, 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 una noia, sempre tutto uguale ti sembra. E la gente trova tutto questo difficile, prova un avvilimento psicologico che viene dalla mancanza di questi interessi o dall'indifferenza nei confronti della vita. È una cosa terribile. L'uomo di oggi si annoia perché non riesce forse a stare solo con se stesso. È per questo che vedete le persone che cercano di impegnarsi continuamente, persino la notte, persino quando si svegliano nei momenti di insonnia, hanno bisogno di chattare, hanno bisogno di stare collegati. Sono collegati con il resto del mondo, ma non sono collegati con Dio. Di qua il mortale problema della noia, che Salomone, nella sua grande sapienza, descrive così: vanità delle vanità. Tutto è vanità. Detto dal grande saggio Salomone, dal figlio di Davide, dal re di Israele, ricco, potente, con ogni mezzo a disposizione per soddisfare se stesso, è importante. E noi purtroppo reagiamo male. È scritto: vale più una mano piena, una con riposo, che entrambe le mani piene con travaglio. È una corsa dietro il vento. È così che c'è un sacco di gente che corre, 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 ma non raggiunge, non piglia mai niente di concreto. È tutta una vanità. Ma dove nasce la definizione e l'affermazione di Salomone? A tutto. E a un certo momento, nella sua grande sapienza, vuole mettersi a indagare, mettendo da parte per un po', lui dice per un po', la sua relazione con Dio. E così, dice lui, mi sono messo a considerare questo, 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 quest'altro, per poi concludere alla fine, ma ha sprecato un bel periodo di tempo della vita, che tutto è vanità, che è un tormento di spirito. Noi vogliamo evitare di correre dietro al vento, che sapete non si può raggiungere, non si può chiudere in una mano, non si può conservare. Tutto è vanità, ovvero la necessità della liberazione dalla noia. Nell'esperienza di Salomone ci insegna che come credenti dobbiamo fare attenzione. Leggo in 8:10 di questo libro dell'Ecclesiaste: ho visto allora degli empi ricevere sepoltura ed entrare nel loro riposo.
e di quelli che si erano comportati con rettitudine andarsene lontani dal luogo santo ed essere dimenticati dalla città. Anche questa è vanità. Ovviamente questa è una visione senza il punto di vista di Dio. Se tu guardi le cose prescindendo, mettendo da parte Dio, la vedi così: l'empio riceve la sepoltura, entra nel suo riposo. Ma quale riposo? L'uomo lontano da Dio pensa ha smesso di soffrire, altri con terrore chissà dov'è, altri ancora quando capiterà a me, non so, dice l'agnostico, poi vedrò. Ma io e voi che abbiamo il punto di vista di Dio rivelato nella Bibbia, nelle scritture, sappiamo che un empio non entra affatto nel riposo. Alla morte l'empio entra nella sofferenza che ha avuto già in anticipo in terra, ma che diventa permanente perché non c'è più speranza di uscire. Non dar retta a chi ti dice che dopo c'è ancora una possibilità. Non c'è nessuna possibilità di essere purgata in un posto dei nostri peccati. Oggi solo il sangue di Gesù può purificare da ogni iniquità. La necessità della liberazione dalla noia nell'esperienza di Salomone, che descrive da un punto di vista non credente certe cose. Per esempio, l'esperienza della ricompensa terrena, leggo in 8:14, c'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi. E ci sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo, affermò Salomone, è vanità. Non è vero. Salomone parla osservando da studioso, ma da un punto di vista del credente devoto, l'esperienza spirituale ci fa credere che Dio farà ogni cosa bene, anche quando a noi sembra vedere quei tempi troppo lunghi. E qualcun altro ha forse necessità di essere liberato dalla noia, della vanità della vita nella vita coniugale. Dice in 9:9 in questo libro: godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vanità, poiché questa è la parte della tua vita in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Come vedete, Dio dice che godere la vita con la propria moglie è una cosa giusta, ma ovviamente se ci limitiamo solo a quello, prima o poi nostro marito, nostra moglie non ci sarà più. E allora finirà la gioia? Finirà la felicità dell'esistenza? Così non sia. La nostra felicità è Gesù. Conosco persone che sono gelose di Dio, anche se chiamano questo in un altro modo. Sono gelose, dicono, della Chiesa. Ma la Chiesa è la sposa di Cristo. E se sei geloso della Chiesa, sei geloso anche di Cristo, di Dio. È importante perciò che io e voi ci consacriamo a una vita piena e vera e non ci lasciamo legare e legare da cose inutili. Una parola per i nostri cari giovani. Dice questo libro in 12:2, bandisci, quindi metti al bando dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Un mondo tutto puntato sull'estetica, la bellezza, un mondo tutto puntato sull'efficienza, l'immediatezza, la corsa, è un mondo inesorabilmente vissuto poi da sconfitti. Presto non resterà più niente. E che sarà di noi? Gesù è la risposta. Lui ci può aiutare. Tutto è vanità.
ovvero la necessità della liberazione dalla noia, è un problema pressante. Per esempio, per il tempo libero che abbiamo conquistato, un pulsante è più facile lavare. Le persone che lavano gli indumenti non hanno più il problema di andare ad una fonte, prendere due pietre, strofinarle con un indumento fino a farlo diventare pulito, un lavoro duro. Oggi un pulsante e la lavatrice fa il suo lavoro. O ancora andare e stirare. Era complicato, dovevi prima riscaldare il ferro e poi stirare, poi di nuovo riscaldare e poi stirare. Oggi puoi farlo con la massima libertà con un ferro vaporella. Ma i viaggi, prima ci mettevi 3 giorni per andare da qua a non molti chilometri lontani e tornare e trasportare la merce. Adesso è possibile andare e venire da posti anche lontano, oltre 200 chilometri, nella stessa giornata e svolgere le tue attività. Cosa ha prodotto tutto questo? Tempo libero. Cosa ha prodotto tutto questo? Gente che si annoia. Ma qual è il migliore antidoto allora per la noia della vita da cui dobbiamo essere liberati? Paolo diceva: per me il vivere è Cristo. Ecco la risposta. La vita felice è nel Signore. E quando Salomone comincia a pensare le cose nel modo giusto, dimenticandosi le speculazioni filosofiche che sta facendo e ritornando al Signore in modo pieno, lui dirà: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha persino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. E questo vi spiega perché anche il più cattivo, perché anche il più efferato, perché anche quello apparentemente più lontano, in realtà ha dentro al cuore il pensiero di Dio, il pensiero dell'eternità. Tutto è vanità, ovvero la necessità della liberazione della noia. È possibile che noi ci liberiamo attraverso il cammino cristiano. Forse è il caso di ricordarlo affinché non veniamo meno strada facendo in tutto questo. Noi non crediamo a un uomo che è alla ricerca di un Dio perduto, ma noi crediamo in un Dio alla ricerca di un uomo perduto. Lo disse Gesù: il figliol dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. È lui che cerca i perduti e non i perduti che cercano un Dio perduto. Dice uno dei nostri inni molto belli: non è un Dio lontano e disinteressato. Vedo l'opera di sua mano nel cielo. Ma noi oggi possiamo affermare: vedo l'opera di sua mano dentro al nostro cuore. E quel qualcosa che si sta muovendo dentro di te non è altro che Dio che ti vuole benedire ed aiutare. Il nostro darci da fare ci farà scoprire che più ci avvicineremo al Signore e più saremo spinti ad avvicinarci agli altri. Ho parlato di qualcuno a qualcuno, mi è stato spiegato, vive in una stanza sempre col cellulare in mano, non parla con nessuno in famiglia, non ha amiche, non ha amici. È veramente una vita terribile la sua. E io sto parlando di una giovane. È veramente triste vivere così, ma Gesù vuole donarti la vera vita. Sono venuto affinché le mie pecore abbiano vita e l'abbiano in esuberanza, abbondanza. La vita di Gesù non è una lagna per vecchi come qualcuno vorrebbe insinuare. Tant'è vero che le nostre chiese sono piene di giovani che amano Dio e sono felici di amarlo. È vero o no? Noi ci crediamo e vogliamo che gli altri lo sappiano. Accordiamo il primo posto al Signore al mattino ed Egli sarà nei nostri pensieri per tutta la giornata. Dice il salmista: ma io grido a te, o Signore, e la mia
preghiera la mattina ti viene incontro. Che bello, un cristiano che la mattina prega ha una preghiera che va incontro al Signore. Tutto è vanità, ma la noia la puoi superare con un cammino cristiano che ti porta a mettere al centro la preghiera, cominciando di prima mattina. Parliamo al grande medico. Lui non ha il problema di un'agenda satura, e se ci ricordiamo di parlare con lui, scopriremo che anche se domenica è il giorno del Signore, i culti sono tenuti su tutta la faccia della terra, il lavoro è un po' alleggerito dai fusi orari, c'è una differenza di orario tra noi ed altre nazioni, ma miracolo! 7 miliardi di persone, potenzialmente se pregassero tutto il Signore giusto, perché sapete che ci sono le false dottrine, Dio può e sa rispondere a tutti quanti. Il nostro è un Dio esaustivo, il nostro è un Dio capace, abile, atto, che può prendere nota di tutto e tutti e darci la risposta. Sì, noi vogliamo ricordare che il cammino cristiano ci aiuterà, ma c'è ancora qualcosa ed è: tutto è vanità, ovvero la necessità della liberazione dalla noia si può ottenere non solo con un cammino cristiano, ma partendo dalla fede. Perché la fede è il centro, la fede è l'inizio, la fede è la fine. Quando termineremo di avere fede, alla fine della nostra vita terrena, non avremo più bisogno di sperare, di credere in qualcosa che verrà, e solo una cosa resterà: l'amore. Fede, speranza, amore, ma la maggiore di esse è l'amore, la carità. È importante che questa fede noi la intendiamo bene. La fede è combattimento, e noi vinciamo la noia con una testimonianza efficace. Quel che conta non è di far capire la fede, che è comunque follia per la saggezza degli uomini, piuttosto viverla. Dirà San Giacomo: tu hai fede, io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Mi pare di capire che se noi saremo efficaci, coerenti, gli altri attraverso la nostra fede messa in pratica, cioè con le opere, potranno convertirsi. E noi vinciamo la noia con una vita piena che la fede ci dona, e piena di dettagli sempre importanti. Si può iniziare felici la mattina e vivere infelici la sera, cominciare un'ora col Signore e finire lontani dal Signore, ma la fede ci può sostenere. Noi possiamo credere la mattina: inizio con te, Gesù. So che c'è il traffico a Napoli, so molto bene che avrò un sacco di problemi con la clientela, so bene che sto andando a riscuotere e probabilmente non ci riuscirò. Mi rendo benissimo conto, Signore, che a casa i miei figli diranno le mammine, mi daranno problemi, ma comincio con te e resterò con te. Perché il vero cristiano chiede e prega: rimani con noi, Signore, perché si fa sera. La noia la possiamo vincere mediante la fede, e i bisogni saranno superati in Cristo, con il suo potere, il suo amore e interesse. Forse questa è la maggiore spiegazione alle nostre prove. Perché Dio permette che io sia provato? Perché forse senza le prove non saremmo mai riusciti a capire i problemi degli altri. Per esempio, ci vogliono le lacrime per conoscere chi li asciuga, ma dice Apocalisse: l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Dio sa quante lacrime versiamo,
gli altri non se ne accorgono, il culto dell'immagine che coltiviamo ci porta a non far sapere agli altri i fatti nostri e neanche a manifestarli, ma nel segreto quelle lacrime Dio le ha viste. Bene, noi possiamo per fede credere che qui c'è chi asciugherà le nostre lacrime, e c'è di più. Ci vuole l'ansietà per scoprire chi ci guarisce da essa. Ed è scritto: non state in ansia per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo, di che vi vestirete, perché io vi dico, state tranquilli. È importante che questo invito alla calma venga dalla bocca di Gesù. Vuol dire tutto questo, che adesso io e te siamo sereni, perché Gesù ha cura di noi. Ci vuole il pericolo per scoprire chi ci può proteggere da esso. E dice il Salmo 121, egli non permetterà che il tuo piede vacilli, non lo permetterà. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Il profeta Elia, un po' sarcastico, ma va capito, l'hanno perseguitato tutta la vita, dice ai profeti di Baal: gridate più forte, forse è da qualche posto in viaggio, oppure chissà sta un po' dormendo o sta svolgendo qualche attività personale. Ma poi venne il suo turno. Dio, Yahweh, dimostra che io sono tuo servo, manda il fuoco dal cielo. E il miracolo accadde e il Signore intervenne e Dio rispose al suo servitore. La noia viene vinta nel cielo, lì non vi saranno angosce da sormontare come ostacoli, nemici da vincere. E infatti è scritto: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Sì, la necessità della liberazione per mezzo della fede ci aiuterà a essere liberi, e la natura della fede sarà il nostro sostegno. La natura di Dio è amore, è scritto, Dio è amore. Se abbiamo Dio, abbiamo l'amore, ma non solo. Dio è sovrano, Lui regna, anche quando che sembra che tutto sia uno sfacelo, che la terra trema, che il terremoto ci coglie, che le difficoltà sembrano non finire, Dio è sul trono, stiamo sereni. Lui ha cura e ha cura di noi. E Dio è saggio, Dio è sapiente. La fede ci fa credere in tutto questo. La fede ci fa credere che Dio conosce tutto, è onnisciente. Pensate, conosce i nostri problemi prima che noi ne avvertiamo il disagio, conosce le nostre difficoltà prima ancora che ce ne rendiamo conto. Era lì dal cielo che osservava e guardava mentre ci avvicinavamo a grande velocità verso una montagna di guai, e Lui ci ha preservato, perché Lui sa, perché Lui conosce, perché Lui può, perché Lui è capace, perché Lui è atto, perché Egli è Dio benedetto in eterno. E noi crediamo in questo grande Dio che ha detto: ogni potestà, ogni potenza mi è stata data in cielo e in terra. Non importa quanto grande il tuo problema, il nostro solutore, risolutore dei problemi è più grande. Dio può fare e può fare ogni cosa. Lui è misericordioso, concludendo, e ci dà senza condizioni, e si rallegra nel vederci benedetti, apprezzare ciò che Lui ci dà. Dirà l'apostolo Giacomo: ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che il Signore gli riservò. Perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Tutto è vanità, ovvero la necessità della liberazione dalla noia. Un problema pressante
che si può vincere per mezzo del cammino cristiano, che può superarsi attraverso la fede in Gesù Cristo, il quale ha detto: ogni cosa è possibile a chi crede.